Finalmente riparte la stagione, 2-11 in campo al Comunale, come ampiamente prevedibile pagano dazio alla sosta. Si parte e buona parte della prima frazione di gioco mostra uno spettacolo che gli appassionati di calcio non vorrebbero mai vedere palesarsi davanti ai propri occhi. In principio era il nulla e il nulla si è fatto calcio per buoni 30 minuti, a voler essere generosi, all'interno del rettangolo di gioco palentino. Poi la luce alle sembianze di Marrone, man of the match, che con molto mestiere si conquista un tiro franco che pennella da parte suo, non lasciando scampo ad un attonito Mario Di Girolamo. Montesilvano avanti di uno e Granata incapaci di reagire per il resto del primo tempo. Ad inizio ripresa però la partita si è fatta umana anche per i locali, che iniziano a macinare il gioco dando segni di vita già al settimo, quando un ottimo assolo del neo entrato Salvati libera il tiro Fantozzi, rimpallato per una traiettoria beffarda che quasi non sorprende Umbertini, che si salva con un classico colpo di reni. Marzicani ora in palla in rete all'undicesimo direttamente da tiro di rigore, ma andiamo per ordine con l'antefatto che vede De Rocis atterrato in area, sgambetto punito al direttore di gara ed Edoardo De Meis dagli 11 metri senza spiazzare regala la rete della speranza ai suoi, che non si fermano e prendono a giocare per i tre punti. Sfortunatamente però al sedicesimo Marrone non si mostra particolarmente d'accordo con la lettura dei ragazzi granata, parte in velocità e tira fuori dal cilindro una rete di pregevole fattura per il nuovo vantaggio in marca adriatica. Accusa il capistrello, che è costretto a ricominciare tutto da capo. Intanto i minuti corrono e le gambe si fanno più pesanti. Non per Daniele Di Girolamo, che al 23esimo pesca un pertugio nei pressi dell'angoletto, ma l'estremo ospite risponde presente e neutralizza respingendo. Direttamente al 40esimo, quando il fuoco amico di Leonardo Malocu quasi non uccella il proprio portiere. Il palo però è fedele alleato per gli uomini di Antignani, che possono così festeggiare per tre punti di platino in un post partita nervoso, che vede Mister Giordani esternare ai nostri microfoni le sue perplessità per un organico da rinforzare in sede di mercato. Nota a margine per il tabellone che vedrete sullo sfondo delle interviste, che palesa la soddisfazione della società granata per un figlio adottivo di capistrello che ce la sta facendo e sta emergendo nelle file dell'Atalanta. Ad maiora si dibbe. Gianluca Giordani, c'è amarezza per questa sconfitta? Sì, c'è amarezza, come dicevamo prima, abbiamo sbagliato il primo tempo, secondo me. Dopo tutto questo tempo di inattività abbiamo pagato un po', in sostanza. Poi al secondo tempo ci siamo rimessi in carreggiata, abbiamo cercato di recuperare, l'avevamo recuperata, qualche decisione un po' così dell'arbitro un po' ci ha penalizzato, poi loro hanno trovato quel gol bellissimo, vale soltanto i complimenti al giocatore che l'ha fatto, e niente, non siamo riusciti più a recuperare. Non un gran ritmo in tutta la partita, ma il problema è un po' generale in questo periodo, diciamo, post-Covid. E partita comunque decisa agli episodi. Sì, sì, come dicevo prima, decisa agli episodi. Loro hanno fatto un calcio piazzato e un eurogol, diciamo così. Noi, quelle poche occasioni, perché ne abbiamo avute poche, bisogna dirlo, non siamo stati in grado di mettere la palla dentro. Abbiamo un qualche carenza davanti, è stata evidente, oggi si sono viste tutte quante. E niente, l'abbiamo pagato a caro prezzo. Carenza in organico che verrà, come dire, sistemata? Non lo so, io so 2 mesi che vado dicendo che va sistemato davanti, perché è partita Quino e non è stata rimpiazzata, adesso è partito pure Cauna, non è stata rimpiazzata neanche Cauna, siamo rimasti in pochi. Di Girolamo ha iniziato anche a lavorare, quindi non si può neanche allenare. Mario? No, anche Daniele. E oggi si è visto tutto e non lo so, così sarà difficile. Ripeto, se qualcuno pensa che ci siamo già salvati, significa che non serve neanche continuare con l'allenatore, penso. Mister Antignani, una partita tosta, una vittoria che vale doppio. Sì, sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto forte e venivamo da un mese e mezzo di inattività, il che già l'avevo detto venerdì in conferenza stampa, che tutti quanti, chi più chi meno, l'avremmo pagata alla fine. Infatti loro gli ultimi 10 minuti ci hanno chiuso dentro la nostra 3/4, però devo fare solo un applauso ai ragazzi miei, perché hanno saputo interpretare la partita bene contro una squadra, ripeto, molto molto forte, che vale i punti che ha. Cioè. Un pensiero per Marrone, insomma, è stato l'uomo partita. Sì, 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 però io a Luca, come sono andato in spogliatoio, l'ho abbracciato, ma gli ho detto: hai fatto il dovere tuo. Io quando giocavo facevo l'attaccante, dovevo fare gol, lui ha fatto il dovere suo. L'abbiamo preso proprio per far crescere i ragazzi che abbiamo del nostro vivaio, sia lui che Petito, ci stiamo riuscendo alla grande, quindi va bene Luca, ma vanno bene tutti quanti.